Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore che incontriamo questa settimana. È una giornalista, è mamma e moglie, si chiama Livia Carandente, in collegamento Skype con noi, e ha scritto questo libro intitolato Quanti figli hai quando l'attesa di un bebè dura più di 9 mesi? Tao editrice. Ciao Livia, benvenuta. Ciao Paola, buongiorno a tutti. Allora, questo libro ha una protagonista, una professionista affermata, sposata, che, come dire, però non riesce a coronare il desiderio, il sogno di avere un figlio. Quanto di autobiografico c'è in questo romanzo, Livia, che tu hai scritto, ispirato comunque alla realtà, ad una storia vera? Esatto, è ispirato alla mia vita e quindi c'è tanto di autobiografico, ma viene poi in qualche modo romanzato quello che ho vissuto, quella che è la mia esperienza, per poter rendere il libro più fruibile, ma soprattutto più vero, perché paradossalmente quando racconti qualcosa con distacco, probabilmente riesci a tirare fuori molta più verità. Livia, quello che mi ha colpito è anche il fatto che tu abbia scelto di raccontare, di scrivere questo libro con ironia, leggerezza, e tu abbia scelto anche di non dare il nome alla protagonista. Capiamo che c'è una donna protagonista di questa storia, però non ha un nome. Come mai questa scelta? È assolutamente voluta, ci ho molto riflettuto perché volevo che chiunque leggesse, ma in particolare le donne che leggessero il libro, potessero in qualche modo identificarsi e quindi battezzare la protagonista con il proprio nome o con quello di colei di cui riconoscessero le caratteristiche. È proprio una forma di accoglienza ai fini dell'identificazione. Quindi un giorno la protagonista si chiamerà Maria, un altro Giovanna e così via, a seconda di chi leggerà. L'ironia invece è la migliore amica di questa donna protagonista del romanzo, che in qualche modo la salverà dal suo dolore e dal suo dramma, perché comunque vive il dramma di non poter diventare mamma e non riuscendo a trovare qualcuno o qualcuna che la capisca veramente, incomincia a parlare con se stessa, con un alter ego in qualche modo, e a ironizzare sulle cose che le capitano. Sono certa, Livia, che tante donne, quando il libro è uscito, ti abbiano in qualche modo forse contattata. Credo che tu abbia avuto anche dei riscontri, immagino, positivi. Qual è stato il loro approccio nella lettura del libro? Si sono ritrovate? Hanno anche letto tra le righe il dolore che loro stesse hanno provato, che magari continuano a provare per non avere un figlio. Quindi, com'è stato il rapporto con le altre lettrici di questa storia, di questo romanzo? Forse è stato il frutto più bello raccolto dall'uscita di questo libro, che da quando appunto è stato pubblicato è diventato il libro di tutte noi, di tutte noi che hanno attraversato questo dolore e di tutte quelle donne che ancora, ahimè, lo vivono. I riscontri sono stati assolutamente molto più alti, insomma, di quelli che io potessi prevedere. Io ho dedicato una pagina Facebook a questo libro, che appunto è Quanti figli hai, dove in tantissime hanno raccontato la propria esperienza di lettura e si sono anche, devo dire, molto sbottonate. Tutte hanno avuto un approccio diverso al testo, magari è stato letto con diffidenza, con curiosità, con meraviglia, con voglia di potersi identificare. Il comune denominatore però è sempre quello, farsi coraggio, riuscire a provare speranza e comprendersi vicendevolmente, perché soltanto una donna che ha
vissuto questo tipo di dolore può capire le sensazioni e le emozioni di un'altra che attraversa lo stesso tunnel. E poi è stato gradito il consiglio dell'ironia e questo mi ha fatto molto piacere perché è servito a me ed è servito poi anche ad altre donne. Infatti molte delle chat, che alcune sono state pubblicate, ci sono degli screenshot, rendono proprio perfettamente l'idea di queste chiacchierate che diventano divertenti, ironiche, umoristiche. A un certo punto della storia, Livia, alla protagonista, viene proposto di tentare di avere un figlio attraverso altri metodi come la fecondazione. La risposta sua e del marito è chiara: il figlio è un Sì, dono. assolutamente sì, e questo è uno dei tanti messaggi che questo libro vuole comunicare, anche se astenendosi completamente dal giudizio, perché le scelte sono chiaramente di carattere personale e il dolore che si prova, che una coppia prova nel desiderare un figlio che non arriva, ti porta anche a fare delle scelte avventate. La protagonista prende una distanza da questo consiglio molto, molto netta perché la protagonista è credente, quindi si affida a quello che è il progetto che Dio Padre vorrà per lei e confida nel dono perché un figlio è sempre un dono, deve arrivare come tale, quindi non devi, a mio parere, in qualche modo forzare la natura, le cose, ma soprattutto non deve diventare un modo per sperimentare, per sfidarsi, per andare oltre quello che è la tua fragilità umana. E questo vale per i figli, ma vale anche per tante altre cose che purtroppo si sperimentano con troppa facilità nei laboratori. Il messaggio è chiaro perché vuole essere anche un monito. Attenzione a tutte quelle volte in cui magari vi propongono forzature, perché la fragilità di quel dolore può rendere fragili, quindi non del tutto consapevoli rispetto a quello che si sta affrontando. È chiaro. A un certo punto, ti parlo delle mie sensazioni nella lettura, Sì. del libro, compare un protagonista, oserei dire, che è Dio, perché davvero ho la sensazione che la coppia in questione, anziché, come dire, puntare il dito contro il Signore, dice, perché non ci mandi un figlio, si abbandona totalmente ai suoi progetti, quindi mette il proprio matrimonio, il proprio desiderio di maternità e di paternità nelle mani di Dio. E quindi questo è anche questo un messaggio molto bello, insomma, che traspare tra le pagine del libro. Dio è sempre presente in questa storia che in realtà ha due protagonisti, perché il marito compare meno, ma in realtà è sempre presente anche lui e le scelte sono fatte in maniera del tutto condivisa. Quello a cui fai riferimento tu è un punto d'arrivo, è il traguardo di questa coppia e forse la vera fecondità della coppia stessa, il capire che bisogna vivere insieme un progetto e che bisogna farlo con amore. Quindi, appunto, come dicevamo prima, per tornare alla domanda precedente, senza strafare, senza pretendere, ma affidandosi e confidando in quello che il padre ha scelto per questi due sposi. Chiaramente non è sempre così, non è tutti i giorni così. Quando si rendono conto di non riuscire, sicuramente non stanno lì a lodare e a ringraziare il Signore, sia chiaro. Ci sono dei momenti di sconforto, dei momenti di rabbia e tante volte litigano, o sicuramente la protagonista litiga con Dio, ma non si allontana mai da Lui. Quindi è un rapporto vero anche quello, fatto di incomprensioni, come accade in tutte le relazioni, e di domande. Molte domande saranno poi risolte dal tempo, quindi il Signore risponderà, in modo anche stravagante a tante cose che ovviamente non posso anticipare, insomma, ai nostri telespettatori, ma a tante altre purtroppo non c'è risposta, c'è soltanto il desiderio di voler continuare a fidarsi di Lui.
C'è un passaggio, magari che vuoi leggerci, un passaggio particolare del libro, un dialogo? Sì, ce ne sono tanti, però io sono molto affezionata a questa parte che volge al termine del romanzo. L'amore con amore, per amore, in amore. È un sentimento presente in ogni azione, in ogni pensiero, piomba violento in ogni circostanza e sconvolge, stravolge, coinvolge, riempie. E se lo lasci agire, ti colma. Il cuore, la mente, la pancia, sì, anche la pancia, perché ti rende feconda come una matrioska, pronta a dividersi per raddoppiarsi, pronta a scomporsi per duplicarsi, a farsi sempre più piccina per dare spazio al resto, come nel matrimonio, questo stupendo sacramento di cui non comprendiamo abbastanza, che si focalizza sul meraviglioso dono della generazione, ma che sovente si sciupa se non se ne scorgono altri misteriosi sentieri. Mi piace molto questo passaggio perché sottolinea l'importanza del matrimonio, a prescindere dai figli che arriveranno. Molte coppie purtroppo di fronte a questo vuoto, perché chiaramente è un vuoto per gli sposi, per la coppia, l'assenza appunto di una maternità, tendono a dividersi o a incolparsi vicendevolmente, anche inconsciamente. E questa è una tentazione molto grande. Ci si è scelti non con delle condizioni, non con dei ricatti, se puoi darmi questo, se non posso darti questo. Ci si sceglie, punto. Poi quello che arriva è una sfida e con l'aiuto appunto di Dio può prendere risvolti diversi e una ferita può diventare una feritoia di luce. Molto belle queste tue parole, grazie, perché sono certa che saranno luce anche per coloro i quali vedranno e seguiranno questa intervista che ricordo poi sarà anche sul nostro canale YouTube. Allora, ringrazio Livia Carandente davvero di cuore per essere stata con noi. Ricordo il Grazie a titolo te, del Laura. libro Quanti figli hai quando l'attesa di un bebè dura più di 9 mesi? Tau Editrice. Ricordo anche che hai una pagina Facebook, quindi per i più social possono magari sia cercarti che seguire la pagina dedicata al libro e, perché no, entrare in contatto anche con altre donne che stanno vivendo o hanno vissuto questo momento complicato, anche di dolore e difficile, con la speranza davvero che possano superarlo, anche con l'appoggio di tante amiche virtuali che incontreranno. Grazie a questo libro. E grazie Grazie. ancora a te per essere stata con noi. Grazie di cuore, un abbraccio, Olivia, grazie. Grazie Paola, buon lavoro.